Guarda come c'hanno gli occhi uguali. Bella a tutti ragazzuoli, qui si spoggi, siamo con un nuovo vlog. E ragazzuoli, noi adesso siamo qui a casa, ma stiamo per uscire perché dovremo andare da Montesi, visto che venite. Lì fuori ci sono tre cassaforti. Adesso ve li farò, vedi? Che braccio, sono troppo forte. No, non è vero ragazzuoli, c'ho la maniglia della porta rotta. Se mi sapete dire nei commenti come si possa aggiustare una maniglia, fatemelo sapere, grazie mille. Comunque stavo dicendo, qui fuori ci sono queste tre cassaforti che Monte ieri sera ci stava per fare un video, solo che poi alla fine si è fatto buio e abbiamo detto lo registreremo oggi, dove all'interno ci ha messo delle cose, sentite? Boh, sono tipo, penso dei soldi, non lo so. Ho fatto male al dito. Noi dovremmo riuscire ad aprirle tipo con determinati oggetti, tipo questo. Solo il problema, visto che fa troppo rumore, gli ho detto bro, non le voglio fare a casa mia perché sennò mi sbroccano tutti i vicini. E lui mi ha detto ok, portali dove sto io e andremo in un parco. Quindi adesso devo andare a casa di Monte per portargli questi. Poi andrò a casa dei Q4, starò un po' con loro, ci divertiremo. Magari faremo anche un giro al Duomo, non lo so perché il tempo è abbastanza brutto, ho appena finito di piovere. Però purtroppo qui a Milano il tempo è così, anzi già ci troviamo quasi ad ottobre e fino ad ora il tempo è stato abbastanza buono. Quindi ok, cioè guardate, riesco ancora a stare a maniche corte. Questo è rarissimo. Prepariamo le cose e andiamo da loro. Mi raccomando, comportatevi bene a casa da soli, eh. Ah, ti voglio bene, sei bellissimo. Oh, che è successo? Che è successo? Ah, vuoi andare alla telecamera? Ciao! E anche noi famo il pit stop. Tanto Monte sicuramente starà in ritardo, quindi noi ce la prendiamo con calma. Peserà tipo 50 kg sta cosa. No, non è vero, però voglio esagerare. Andiamo a casa di Monte. Prima gli do queste e poi gli meno con questa. Andiamo. Arrivando Monte. Allora via. Prendilo te. Ma non pesa tanto bro, guardami. Oh. Sì, mi sono appena portato 40 kg di monetine, quindi questi sono 50, andiamo. Mentre stavo aspettando, Monte mi ha detto senti, ma facciamo dopo le clip del mio vlog. La persona no, meno organizzata del mondo. Ace, lo chiamo e mi fa no, aspetta almeno mezz'ora. Ma che devi fare? Niente, però stavo dormendo, sono le 4 pomeriggio e tutti dormono ancora. Sono l'unico che si sveglia la mattina. House tour della casa di Monte. Che stai facendo? Telo, che bro, c'è qui dietro? Un telo, bro. Lui non ha mai pulito casa. Allora, la cosa più sporca è che c'è una blatta lì. Guardate, c'è un ratto. Abbiamo appena fatto la disinfezione. C'è un ratto lì. C'è un ratto che dorme sul divano. Sarà uscito da qui dentro. Però a parte questo. No, così non posso, lo tiri dalla stronza. Vediamo cosa c'è dentro lo zaino di Monte. Te lo fai un chilometro così a fetta. Scialla. Sì. No, così scialla. L'hai portato così? Sì. No, l'ho portato per metà così. Pesantissimo, sì. Vabbè, vediamo cosa c'è all'interno, dai. Aipiamo tutti. No, non si apre da là. Aipa tutti. Vai. Anzi, pesa veramente tanto. No, pesa tantissimo. Ma stranamente hanno detto di sì. Oh, quello mi ha detto solo vedite come portarli, sono cazzi tuoi. Sono tutti da un centesimo e questi sono 5 euro. Raga, i soldi pesano. Pesa tantissimo. Con questo, serio? Sì, mi ammazzo. Lancia? Tira fortissimo, tira piano. Il volo? Andremo a registrare un vlog per il video di Monte, tipo domani, non lo so, quindi non lo vedrete, mi dispiace. Monte! Auguri per il milione di iscritti. Non credo. Ancora ci sei arrivato, no. Sta a 997.000 adesso. Sbrigate per favore. Dai raga, ok, vai, il momento fai, spam. C'hai 10 secondi per fare il tuo discorso per arrivare al milione, vai. Sono in ciabatte e mi do ancora asciugare i capelli, però se vi iscrivete gratis. Finito, bravissimo. Come fai ad accorgertene se rubo tipo 20 euro? Cioè non te ne puoi accorgere, serio. Cioè, guarda, fa niente. Siamo arrivati a casa dei Q4, entriamo. Yo, mi fratello. Yo, what's up? Yo. E yo, si sta nascondendo. Vuole tanto. No, non vuole vloggare, vabbè, fa niente. Questo cane, stupendo. Ma guarda come c'hanno gli occhi uguali. Ora, prank. Aiuto. Ma quanto pesa? Vai, falla correre. Ah, qui fuori. Oh. Sembra che scivola. Ma tipo così fa. Guarda, guarda, guarda. E chi preferisce tra voi, Lele? Sì, è cane di Lele. Preferisce Lele, preferisce. Guardate come ama Lele. Lele sta in bagno. Dov'è? Sta sotto i tuoi piedi, frate. Ama te, se n'è andato da tutti. Eccolo qui. Sta solo te, eh. È la tua ormai. Ma litiga con lo specchio. Angel quando era piccola a momenti muore che gli casca quasi lo specchio in testa, calcola. Guarda, guarda come si imbruttisce. Yo, yo, yo. Guarda come va da Lele. Lele. Bimba. Vieni, Magdi.
non ti vuole. Preferisce me. Vieni da me. Preferisce me. Guarda, guarda come ama Lele. Un attimo con Montesi. Guarda come prova a faccarti, prova a faccarlo. Vai. Ecco, guarda me, guarda. Dai. Che vuoi, che è scarso, vuoi. È peggiorato a farla verticale. Ora userà la scusa del cane, ma in realtà è peggiorato. Ehi. Oh. No. Vi capisco. Ce ne stiamo andando, purtroppo non abbiamo rubato il cane, ma abbiamo rubato Ace, che è molto meglio. Una ringlet. Volevamo lasciare Montelli, solo che non ce l'abbiamo fatta. Ma non ti vergogni andare in giro con una ringlet? Non ti vergogni essere sespo? Non ti vergogni a non avere un milione di iscritti e fare video da 27 anni? Allora, facci una cosa. Cos'è più bianco, i capelli di Monte o la ringlet? Lo conto in banca. Guardate Monte. C'è strada, sì, no. Stavo per dire Monte per la prima volta in tutta la sua vita che sistema i piatti. No, non ci provo nemmeno. Spero che ti venga una malattia gravissima, sì. Monte augura la morte, dislike a Monte. Comunque ragazzuoli, Monte mi ha dato queste dicendo valle a buttare. Sembra che sto in giro a ammazzare qualcuno con queste. E che bella Milano, quello che diceva inizio video, la pioggia di Milano. Guardate il signore con l'ombrello, il signore senza ombrello perché se l'è scordato a casa. Che bello. Piove, piovicicar, culo te si appiccica. Yeah, mazza quanto traffico quando piove a Milano. Quanto è gelosa che sente. Sì, c'era un'altra cagnolina, Angel. C'è un'altra cagnolina, però non essere gelosa. Dopo una giornata di registrazione, che stiamo facendo? Che ci siamo ribeccati. Guardate, appena finiranno loro la partita di calcio a 7, giocheremo noi. Quattro e Valespa alleati. Quattro e Valespa insieme. Cioè, perché di solito facciamo sempre partite Q4 versus Valespa e vince sempre Valespo. Ah. È vero. Dimmi, hai mai vinto una volta? No, vabbè, pareggiato l'ultima. Hanno pareggiato una volta. L'ultima. Ci sta. L'ultima volta hanno pareggiato. E oggi invece giocheremo insieme e affronteremo un'altra squadra. E visto che ci stanno i Valespo in squadra, con i Valespo non si perde mai. C'è solo un problema, dov'è Valerio? Dov'è Gian? Fa niente. Con i Valespo in squadra non si perde mai. Letteralmente c'è solo uno più scarso dell'altro, non fanno un giocatore in due. Ci hanno battuto. Bro, abbiamo pareggiato l'ultima volta e avete fatto 4 falli di mano. Cioè sta a giocare a pallavolo. Dai sì, andatelo a seguire su Instagram, ragazzi. Dai, tranquillo, me la più felice. Oggi il migliore in campo sarà lui, che non è stato convocato. Comunque ragazzi, adesso fatemi riscaldare. Intanto loro già si stanno scaldando. E niente, andiamo a vincere questa partita. Ovviamente hashtag Sespo Gol nei commenti se siete arrivati fino a questa parte del video. Però tanto nessuno ci sarà arrivato, quindi vediamo. E niente, io adesso devo tenere il fiato per la partita. Quindi baci cuccioli.